Manifestano a Teramo il mondo della ristorazione e quello della cultura, sacrificati dalle misure di contenimento decise dal governo per arrestare la pandemia da Covid-19. Tu ci chiudi e tu ci paghi. Questo è lo slogan scelto dall'Associazione Futuro Collettivo che ha organizzato l'evento e che chiede gesti concreti da parte dello Stato a favore di tutte quelle persone che senza attività non riescono più a sopravvivere, come il blocco di affitti, mutui e utenze. Più che una protesta è un modo per far sentire la nostra voce. Il nostro ambiente è sicuro, più sicuro di un supermercato. Non riusciamo a pagare gli affitti, abbiamo degli eventi programmati che non possiamo fare, quindi dobbiamo anche parlare con le persone che si erano sbattute per noi e con noi per fare questa cosa, quindi è una situazione anche imbarazzante per tutti. Pensavamo che le decisioni erano altre, sono i teatri, sono i cinema, sono posti sicurissimi, dove si fa spettacolo è sicuro. Sicuramente la questione di incertezza con gli investimenti che abbiamo fatto quest'estate, ci siamo messi a norma e adesso ci sentiamo poco tutelati. La situazione è drammatica per tutti, e ci serve soprattutto garanzie da parte dello Stato. Vogliamo essere sicuri che i nostri investimenti e soprattutto il nostro futuro sia chiaro, altrimenti tutto quello che ci hanno fatto fare in questo periodo non è servito a nulla.